Soleil Sorge è bocciata dalle sorelle Rodriguez. Soleil Sorge è riuscita ad entrare nel cuore Jeremias Rodriguez, ma a quanto pare non ancora in quello di Belen e Cecilia, che durante l'intervista svolta a Verissimo hanno ammesso di non amarla particolarmente. Silvia Toffanin ha chiesto a Jeremias cosa ne pensano le sue sorelle della ragazza e lui ha risposto che a loro non piace nessuna ragazza per lui, sono parecchio gelose e difficilmente si abituano alla presenza di una terza donna nella sua vita. L'argentino però non sembra essere molto preoccupato, ne parla con un sorriso sulle labbra, forse anche perché sa che la madre ha già subito il fascino di Sole, quindi se non altro ha il suo appoggio dopo il reality. Non per niente la madre le ha dedicato tanti post su Instagram, la sostieni da sempre. Cecilia Rodriguez parla di Soleil. Quando a Cecilia viene chiesto di parlare del fratello, lei dice di essere una sorella gelosa, che non vede l'ora di abbracciarlo e di averlo in giro per casa, quindi lascia intendere che non accetta piacevolmente la presenza della donna al suo fianco. Se Cecilia ha scelto di esporsi, non vale la stessa cosa per Belen, che al momento è parecchio impegnata con Sanremo, Young e Colorado, dove affianca Paolo Ruffini. Tra l'altro in questo periodo è al centro del gossip anche per la questione del ritorno con l'ex marito Stefano De Martino. Jeremias quasi innamorato. Intanto a Verissimo Jeremias chiarisce il sentimento nei confronti di Soleil, dice di non essere ancora innamorato, di aver trascorso del tempo con lei, che la ragazza gli è stata molto di aiuto mentre era sull'isola perché era partito con il piede sbagliato. Ha apprezzato il suo modo di fare, il suo carattere che un po' in realtà somiglia a quello di Jerry, gli piace. È tanto interessato, ma non si può ancora utilizzare il verbo amare, per quello è davvero troppo presto.